Ed ora parliamo della visita a Chieti del ministro Fabiana Dadone, ministro delle politiche giovanili. Oggi ha parlato degli effetti della pandemia, soprattutto sui giovani, la generazione che ha sofferto più di tutte, l'isolamento. E anche parlato dello stanziamento da parte del governo di 35 milioni per le politiche giovanili. Ma abbiamo in diretta dal Teatro Marrucino, dove è appena terminata la giornata del ministro, la nostra Anna Di Giorgio. Buon pomeriggio, Anna. Buon pomeriggio anche a te Carmine, buon pomeriggio ai telespettatori di Rete 8. Sì, e come hai ben riassunto tu, siamo davanti al Teatro Marrucino di Chieti con la telecamera di Andrea Berardinelli per raccontarvi un po' in sintesi quella che è stata la mattinata qui a Chieti della ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone, che ha voluto incontrare i giovani studenti e i giovani lavoratori di Chieti proprio nell'ambito dell'evento Educazione, Formazione e Lavoro che è stato organizzato dall'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e nello specifico dalla Capanna di Betlemme che opera all'interno dell'associazione, insieme anche a Informa Giovani Chieti, al Comune di Chieti e all'Università d'Annunzio. Si è voluto approfondire tutta una serie di questioni legate alle tematiche appunto delle politiche giovanili con la ministra che ha annunciato lo stanziamento di 35 milioni di euro nel Fondo Giovani per la creazione di quelli che sono stati definiti degli oratori laici per colmare quel vuoto sociale appunto che è stato lasciato dalla pandemia e che ha colpito in particolar modo i giovani. Giovani che tra l'altro poi hanno animato anche il dibattito con la ministra. E allora se sei d'accordo Carmine, io chiederei proprio alla regia di Nodangelo di agevolare l'intervista che abbiamo fatto proprio alla ministra Dadone questa mattina al termine di questo incontro. Fabiana Dadone, ministra per le politiche giovanili, oggi si è parlato di educazione, formazione e lavoro, un trinomio che lei ha detto dovrebbe essere scontato, ma così non è. L'Italia, tra l'altro, è un paese che sconta un alto tasso di inattività di giovani che non lavorano e non studiano. Come si può invertire questa tendenza? Sicuramente facendo emergere innanzitutto il fenomeno, molti ragazzi inattivi neanche sanno di essere in questa condizione, quindi è importante riuscire a dare seguito a un piano di immersione su cui stiamo lavorando come Ministero per riuscire ad andarle a individuare sui territori e lì offrire tutte le possibilità che ci sono in termini sia di progettualità europee, penso al Corpo Europeo di Solidarietà, l'Erasmus+, o anche solo alla nostra nazione, penso al servizio civile, così come a tutte le opportunità che offre Garanzia Giovani. C'è ancora da lavorare sulla riduzione della distanza tra domanda e offerta e sull'orientamento, soprattutto già nell'età scolare, penso in particolare alle scuole medie, ma su questo proprio grazie al PNRR si andrà ad intervenire nello specifico insieme alla riforma degli ETS. Si è parlato di questi giovani studenti, insomma, anche giovani lavoratori che oggi erano presenti qui al Teatro Marrucino, come di giovani nativi digitali, che però spesso diciamo, hanno carenze sul fronte proprio della conoscenza del mezzo digitale. Anche su questo si dovrà investire? Su questo si investirà sempre a valere da questo tipo di risorse, quindi quelle del Piano Nazionale. Anche come Ministero stiamo facendo delle specifiche progettualità destinate ad imparare ad utilizzare ciò che sono gli strumenti digitali, non solo per l'attività, diciamo, dei più note ragazzi che sono in particolare social, ma per riuscire a trasferire questo tipo di competenze all'interno di competenze che siano sfruttabili nell'ambito del lavoro. Quindi è questo gap che bisogna riuscire a colmare. Sono nativi digitali, ma devono riuscire a saper sfruttare gli strumenti digitali per il lavoro. La pandemia ha modificato anche un po' i profili del lavoro, così come noi l'abbiamo sempre pensato e vissuto. Potrebbe essere lo smart working anche una buona opportunità per i giovani per diciamo, ripopolare anche così quelle che sono le comunità che spesso vengono abbandonate in funzione di grandi centri, grandi metropoli che offrono lavoro. Ecco, da questo punto di vista, cosa si può fare per i giovani e per il lavoro? Bisogna non abbandonare quello che è stato un tentativo importante di riuscire ad introdurre nuovi modelli organizzativi come lo smart working in maniera chiaramente massiccia e diversa durante la pandemia. Adattarlo 1 o 2 giorni a settimana all'interno dell'ordinarietà di quello che è l'organizzazione del lavoro che conosciamo può aiutare moltissimo, perché permetterebbe effettivamente ai ragazzi di non abbandonare le aree interne, ma anche a riuscire a coniugare i tempi di vita con quelli di lavoro, cui ancora troppo poco si fa attenzione. E
Ed ora Anna Di Giorgio, parliamo del pomeriggio che in realtà è una situazione che si svolge non più al Teatro Marruccino, bensì alla Università d'Annunzio, vero? Anna? La giornata continuerà nell'auditorium del rettorato dell'Università d'Annunzio, che è un altro partner insomma, che ha contribuito ad organizzare questo evento, però diciamo subito che la ministra Fabiana Dadone non ci sarà oggi pomeriggio perché degli impegni istituzionali l'hanno richiamata. Il Consiglio dei Ministri. Sì, esatto, esattamente. C'è la legge quindi, di bilancio. Si continuerà comunque a parlare di educazione, formazione e lavoro. Questa volta si faranno approfondimenti e riflessioni con i giovani universitari dell'Università d'Annunzio, anche magari riprendendo le tematiche che sono state affrontate oggi dalla ministra Dadone, la quale ha detto, tra l'altro, riferendosi proprio agli studenti, ai giovani. Si dice spesso insomma, che i giovani sono il nostro futuro, ma rappresentano soprattutto il nostro presente, e proprio in questa definizione diciamo che si innestano i finanziamenti per le politiche giovanili destinate appunto ai più giovani. Di questo e tanto altro, tra l'altro, ne riparleremo questa sera nel corso del nostro approfondimento, che ci darà modo anche di ascoltare le altre voci degli altri organizzatori di questa giornata, Carmine. Grazie, appuntamento dunque alle 20:05 come sempre per l'approfondimento.